sa che San Valentino, non so. San Valentino! Hai già pensato a un regalo? Sì, ho pensato a un concorso, a un contest, a un gioco, insomma, attraverso la poesia. Chi vuole esprimersi, pensa, potrà dedicare. Sai che una volta c'erano le dediche alla radio? Ah, sì. No, dedicato a Simona. E dedico questo contest di RRI, Radio Raccontiamoci. Quindi, come si fa? Come funziona? Chi vuole può mandarci un racconto dedicato, una poesia, una citazione dedicato da regalare a qualcuno. Anche perché un podcast è per sempre, cioè noi trasformeremo questi racconti, queste poesie, queste vostre dediche un po' lunghe, in cui si può raccontare qualcosa dell'amato e dell'amata, in podcast, e sono quelle cose che si ascoltano per sempre, che rimangono per sempre. Sono all'interno di un sito particolare che è la nostra radio, Radio Raccontiamoci, in collaborazione con Francesca Arce Segue le tue parole. Le parole che ci porteranno sulle scogliere di Dover, oppure a San Valentino, a raccontarci questo podcast. Quindi regalate un po', regalate un racconto, regalate una poesia, una bella citazione. Potete farlo voi attraverso la vostra voce, inviarci la nota vocale che sia ben registrata possibilmente, o se volete il nostro contributo, potete far sentire il ti amo con la voce. Lasciatevi ispirare e partecipare a questo contest. Come si fa? www.radioraccontiamoci.net. Ricordiamo ancora come si fa, dai. Dai, allora, un racconto massimo 1500 battute spazi incluse. Invia quindi questa tua prova d'amore, anche perché sarà una prova d'amore anche d'aiuto, perché grazie alla partecipazione a questo gioco che facciamo insieme, a questo contest, come dicono gli americani, no? Ci mettiamo alla prova, ma aiutiamo Epicurea nei progetti sociali che riguardano le relazioni nonni-bambini. Quindi farete un regalo d'amore, ma darete anche modo di sostenere un progetto sociale. È un modo per far ingrandire il vostro cuore.